Benissimo, adesso sono sicuro che si è sentito. Un grande grazie a Lisa Walt, la nostra Head of Video, che questa è la sua ultima produzione, e è giusto per non rimanere in silenzio, è giusto rimanere a casa, ma non in silenzio. Questo è fondamentale, anche perché con i video tu riesci a creare affinità. Adesso lo vedremo come, e vedremo anche come è possibile crearla con la propria anche presenza. Quindi l'affinità, che cos'è? L'affinità la possiamo definire, a me c'è un termine che mi piace molto, che è la considerazione della distanza, cioè quando tu vuoi bene una persona, al di là del provare al di là del provare le stesse emozioni o quello che prova lui, quello che vuoi è averlo un pochino vicino a te. Quando non gli vuoi bene, un pochino lontano, e ti risulta un pochino più facile parlare o comunicare con persone affini a te rispetto che parlare con persone un pochino meno affini a te. E quindi, se la considerazione della distanza è in questo momento la distanza è molto lontana, perché non possiamo essere uno vicino all'altro, non possiamo toccarci, facciamo molta fatica a capirci. Ecco, questo è probabilmente il problema è la comprensione, il fatto di capire quello che sta accadendo anche per questo motivo. Tante persone mi chiedono: ma come faccio a tenere le riunioni online? Oggi parlavamo di webinar, abbiamo veramente toccato 100.000 argomenti per riuscire a comprendere come gestire anche una semplice giornata di lavoro senza avere la vicinanza con le persone. Sarà una nuova abitudine. Quindi in questo momento questo è un problema, perché lo stiamo vivendo un po' tutti come un problema, ma sarà anche una grande opportunità. L'affinità genera emozione, eh? Quindi affinità e emozione sono molto legate, perché nel momento in cui mi avvicino a delle persone che mi creano, che generano emozioni, un certo modo di comunicare che cambia in base anche a quello che a pelle un attimino sento. Ma quando parlo di distanza, un conto adesso io sto parlando a questa distanza, non so, avvicinarmi in questo modo cambia molto il sistema di comprensione nel momento in cui tu ti avvicini a una persona. Quindi l'affinità e l'emozione sono quelle due cose che muovono le persone. La paura in questo momento è un'emozione ed è un qualcosa che ci sta un po' paralizzando. Attraverso un po' la conoscenza cerchiamo di placarla un attimino. Un pochino eccessiva anche la conoscenza che stiamo andando a recuperare. Ma per ricreare l'emozione, per ricreare l'affinità, quindi come possiamo fare? Molte persone ce lo chiedono. E la scienza ci sta anche un po' venendo incontro, perché il riuscire a creare questa vicinanza e creare queste persone che riescono a guardarsi in faccia, è quello che si sta provando a fare. Zuckerberg ci ha provato col suo Facebook. Il suo sogno è creare un sistema che ti permettesse di comunicare o di essere presente in ogni spazio, in ogni parte del mondo, senza esserci. Quindi questo è un modo per riuscire a creare una sorta di avatar. Oggi parlavamo con un dentista, no? Ed è una categoria particolare, perché provate a pensare oggi uno studio dentistico che deve operare. La difficoltà che può avere, lui la vicinanza ce l'ha con le persone, l'affinità o l'empatia la prova molto, e anche l'emozione, però potrebbe essere spaventato. Se dovesse andare avanti un po', allora quello che gli abbiamo ipotizzato andando avanti nel futuro, probabilmente che guideremo dei droni da casa e andranno, speriamo di no, a operare al posto suo. Ecco, quindi la presenza umana sicuramente non riuscirà mai a essere sostituita da quello che è, da quello che è una macchina. Gianni, riesci a mettermi il video? Pare che non si sente. Adesso ci riproviamo, eh? Adesso è arrivata la Marti. Ciao Marti. Sì, no, Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti. Avete visto anche Martina, se no rimane una voce. Il nostro regista Go in ci dà VR. un video. All right. Sei sempre qui? We're in virtual reality right here at Oculus Connect. Well, why did you make me look like a young version of Justin Timberlake? Non si è visto il video, Gianni. Ok. Ti si vede soltanto te. Quindi o fai il video, fai la faccia da video. Allora. O lo rifai tu. Lo fai tu, Gianni, dai, lo rappresenti tu. È talmente virtuale che è quasi reale. È quasi reale. Sì. Vediamo, andiamo in presentazione. Sì, ci riprovo per tutti. Grazie. Andiamo. Mo in VR. Ok. All right. We are in virtual reality right here at Oculus Connect. Well, why did you make me look like a young version of Justin Timberlake? Avete visto? Chiarissimo. Quindi sarà la realtà virtuale a renderci più empatici con i nostri simili? Questa è un po' la domanda di Zuckerberg. Cioè, sarà davvero quest'unione che ci porterà un pochino nel futuro e unirà le persone? Perché un conto è vedere un video e un conto è averti vicino, un conto avere, avete visto Guerre Stellari, l'Avatar, no? Cioè, o avere in qualcuno che... Certo, non ci saranno tutti i sensi, però sicuramente molti li stiamo ricreando. Riuscire comunque a ricreare questa empatia, che è una parte della comprensione. Ecco, un suggerimento importante che posso darvi, anzi una domanda che vi faccio, poi lascio a voi la risposta e la lascio nella vostra mente. Voi provate più affinità con le persone con le quali andate d'accordo o con le quali andate meno d'accordo? Vabbè, è una domanda semplice, ok. La risposta dovrebbe essere più d'accordo, ok. E lì l'affinità in qualche modo è quasi naturale, perché comunque, sai, quando c'è l'accordo su alcuni argomenti l'affinità è naturale, oppure con alcune persone con le quali l'affinità è già stata instaurata, perché hai avuto modo di viverci un po' insieme, di scoprire un pochino le abitudini, di vedere un attimino come tendono a muoversi o quali sono i loro stili o anche i valori. L'affinità e l'empatia è molto vicina anche ai valori. La difficoltà grande invece ce l'abbiamo quando non conosciamo le persone, quindi quando è la prima volta che le vediamo o quando ci troveremo a dover fare delle videoconferenze con persone sconosciute. Riuscire a creare quel primo approccio che è detto nella vendita la parte più importante della nostra attività, che non riusciremo a creare in modo così forte. Avremo bisogno sempre comunque del contatto, però io non vorrei spaventarmi e spaventarvi. Secondo me riusciremo a tornare a ritoccarci e anche ad abbracciarci prima o poi. Manca poco, eh? Quindi vai Gianni, la realtà, vai la slide. La realtà virtuale quindi potrà essere una macchina dell'empatia, quindi in grado di farti sperimentare delle situazioni estremamente difficili, empatizzando con chi le sta vivendo e facendoci uscire anche dal nostro guscio di egoismo. In qualche modo, sai, se tu non vedi un qualcosa, quel qualcosa non esiste. Se tu non vedi un posto dove c'è degrado, per te quel posto non esiste. Se tu non riesci o non vivi le difficoltà che possono, adesso prendiamo un argomento un po' particolare dei migranti, il loro viaggio della speranza, te non riesci a comprenderlo fino in fondo e quindi tutta quell'empatia o quell'affinità non riesci a sperimentarla. La realtà virtuale ci sta provando a riportare quell'emozione alle persone per farli vedere, rivivere un po'
queste sensazioni, queste emozioni che ti portano a rilegarti un attimino come persone. Questa cosa che sta accadendo oggi un po' ci sta slegando come persone, ma sicuramente andando avanti ci legherà di più. Quindi questa abitudine ci legherà di più. La tecnologia ci sta venendo incontro e quello che accadrà è che l'emozione potrà passare anche attraverso a una macchina. Volevo farvi vedere quest'ultimo video, giusto che ci dà un'idea di quello che sto dicendo, per lasciarvi con quest'ultimo spunto e riflessione. L'audio, Gianni. Riproviamoci. Sembri un giornalista, lo sai, che sembri uno del TG5. L'ho disattivato qui, poi dopo devo riattivarlo, tornare in presentazione, arrivo per tutti. Allora, stiamo mettendo alla dura prova anche la rete italiana di internet per dimostrare nella realtà come funziona. Ajde, 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 ajde,